È una storia incredibile, per certi versi tutta brindisina. Ci riferiamo al versamento di una sostanza che ha reso rosso il mare in prossimità di uno scarico che dopo tante ricerche si è stabilito provenire dalla Sanofi. Non si può sapere di cosa si tratti, ma un fatto è certo: non si tratta di una cosa normale, altrimenti quella zona di mare sarebbe sempre di quel colore. Ciò che ci lascia perplessi è il fatto che siano trascorsi diversi giorni ed ancora non sono disponibili le analisi, per cui si viaggia nella più grande incertezza. Peraltro, se ci dovessero essere delle responsabilità, a chi andrebbero attribuite dopo tanti giorni? E soprattutto, la provincia, che è l'ente di riferimento e che ha rilasciato il permesso di scarico a mare alla Sanofi, perché non è intervenuta immediatamente per i controlli del caso? È veramente inquietante la superficialità con cui vengono seguite alcune pratiche, malgrado proprio alla provincia vi sia un dirigente che è una persona molto attenta e sensibile alla tutela ambientale. Da piccole informazioni assunte, sembrerebbe che il sistema di controllo degli scarichi a mare previsto nell'autorizzazione fosse momentaneamente in blocco proprio quando è successo il problema che poi ha causato il versamento in mare della sostanza sconosciuta, almeno al momento. Siamo già alla seconda vicenda che ha coinvolto il nostro mare, prima l'esondazione del canale nella zona industriale e che ha versato acque meteoriche nel nastro trasportatore, poi pompate nuovamente nel canale in questione ed ora la grande chiazza rossa nel mare vicino allo scarico della Sanofi. In entrambi i casi è stato il comune ad allertare l'ARPA, che ha impiegato molto tempo per le analisi, ma nel caso del canale vi è stato subito il provvedimento di sequestro delle zone. In questo caso invece si va ancora con i piedi di piombo. Aspettiamo le analisi per capire qualcosa di più, però se sarà confermata la notizia che l'impianto destinato al controllo era fuori uso, ed allora bisognerà capire come mai si possa continuare a scaricare nel mare senza alcun controllo e soprattutto non sia stata informata la provincia del momentaneo blocco. Ma è inutile rincorrere i fantasmi, aspettiamo con fiducia i risultati, anche se restano inspiegabili i ritardi accumulati in questa circostanza.